E gridate, 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 sai a me che me ne importa. E parlate, parlate, io fingerò di ascoltarvi per l'ennesima volta. Grazie, grazie innanzitutto per l'invito a Pietro Alessandrini, Alessandro Bisbitero e ai componenti di questa facoltà. Allora, in campo economico, come voi sapete, si definisce falco il nemico per eccellenza delle politiche del denaro a buon mercato, e si definisce falco il ferreo sostenitore delle politiche di austerità fiscale. Ecco, voi probabilmente saprete che Lorenzo Binisbaghi è stato talvolta definito un falco. Un paio d'anni fa il Wall Street Journal lo definì per l'appunto il falco della politica fiscale, e varie agenzie di stampa hanno più volte annoverato Binisbaghi tra i falchi del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. Ora, voi sapete che le decisioni dei singoli membri del consiglio direttivo non vengono rese note alla stampa, quindi etichette del genere possono essere il prodotto di mere illazioni giornalistiche, quindi lasciano un po' il tempo che trovano. Ad ogni modo, una domanda che sembra legittimo porre è questa, cioè: il libro che noi stamattina discutiamo conferma questa etichetta di falco che più volte è stata magari arbitrariamente attribuita a Lorenzo Binisbaghi? Questa è la domanda che credo sia il caso di porci. Ebbene, se guardiamo, diciamo, alla sintesi che Lorenzo Binisbaghi ha offerto stamattina, ebbene, sia pure in modo, oserei dire, raffinato, intelligente, beh, si direbbe che il falco ha confermato la sua natura, perché essenzialmente ci sta dicendo che è colpa nostra e che dobbiamo effettuare le riforme strutturali per poter uscire dalla crisi. E bisogna anche dire che in maniera brutalmente efficace, come è tipico dei giornalisti, Franco Locatelli lo ha un po' seguito, diciamo, in questa valutazione, perché Locatelli ha detto: abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità e quindi dobbiamo un po' rimediare ai bagordi del passato. Ecco, io mi permetto di osservare che questa affermazione è sbagliata, o quantomeno dovrebbe essere, diciamo, maggiormente argomentata. Ma se guardiamo al libro, e non all'esposizione di stamani, ebbene, qui il discorso si fa più complesso, perché questo non sembra il libro scritto da un falco, per due motivi essenzialmente, che a mio avviso sono due debolezze. Primo, un falco magari può essere fastidiosamente apodittico, ma deve sempre risultare lineare nella sua argomentazione, perché altrimenti non è un falco. E questo libro invece, a mio avviso, si caratterizza per una serie di rilevanti contraddizioni analitiche che, come vedremo poi, generano delle incongruenze sul piano politico. Secondo motivo e seconda debolezza: un falco può dirsi tale solo se è assolutamente, risolutamente convinto delle posizioni che assume. Ecco, questo libro invece a me pare carico di dubbi, di incertezze. Soprattutto, come cercherò di argomentare, questo libro non offre una chiara soluzione politica per la crisi europea. Intendiamoci, queste sono appunto delle debolezze, una contraddizione logica e, diciamo, un'incertezza politica. Ma sono anche i punti che, a mio avviso, rendono questo libro interessante e che lo distinguono dalle argomentazioni che sono tipiche dei falchi e che di solito sono un pochino rozze. Prima però di esaminare questi punti deboli, io vorrei menzionare almeno uno dei punti di forza di questo saggio, che è lo scetticismo.
Questo libro in particolare è scettico nei confronti della possibilità che in Germania maturi una disponibilità politica a riformare l'Unione nel senso che viene da molti auspicato in Italia e altrove. Per esempio, Bini Smaghi ci ricorda correttamente che le autorità tedesche aderirono all'euro a condizione che mai, mai si costituisse una unione fiscale, intesa come unione che preveda trasferimenti dai paesi più forti ai paesi più deboli. Da allora i tedeschi non hanno mai cambiato opinione e ho motivo di ritenere, sulla base proprio di quel che dice Bini Smaghi, che nemmeno a settembre, dopo le elezioni, cambieranno opinione. Ecco, io credo che in una fase storica che è letteralmente dominata dalle vane speranze, io credo che questo scetticismo sia benefico. Credo che lo scetticismo sia oggi una sorta di igiene del pensiero politico, direi soprattutto in Italia, e di questo bisogna dar merito al libro di Bini Smaghi, sebbene giungeremo a conclusioni opposte rispetto alle sue. Ma torniamo ai punti a mio avviso deboli del saggio di Bini Smaghi. Dicevamo dell'esistenza di alcune contraddizioni analitiche, mi spiego. In questo libro, mi si corregga se sbaglio, io ho contato almeno 3 passi in cui Bini Smaghi riconosce che le politiche di austerità possono avere effetti recessivi intensi e prolungati nel tempo. Ora, riconoscere che gli effetti dell'austerity possono essere intensi e prolungati nel tempo significa che ai problemi tipicamente keynesiani di carenza di domanda di beni e servizi si sta implicitamente attribuendo un ruolo che travalica il rassicurante consueto perimetro dell'analisi di breve periodo. Un perimetro che pure Bini Smaghi in altri passi del libro cita, ma a questo punto io direi in modo contraddittorio. Ora, il fatto che Bini Smaghi, qui e là nel libro, riconosca che la carenza di domanda può protrarsi nel tempo, in fondo è anche un segno della evoluzione della ricerca economica. Gli studi recenti del Fondo Monetario Internazionale, che pure Bini Smaghi cita di sfuggita, così come molti altri contributi scientifici, tipo eterodosso, ma anche mainstream, questi contributi in realtà evidenziano che l'austerity può abbattere i tassi di crescita non solo in modo più intenso del previsto, ma anche per periodi più lunghi del previsto. E l'austerity può addirittura quindi determinare una caduta della stessa capacità produttiva del sistema. Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, come vedete diventa un po' più complicato questa chiave di lettura. Bini Smaghi in almeno 3 passi di questo libro ammette in misura più o meno implicita queste possibilità. Ora, perché è così importante il riconoscimento che una carenza di domanda di beni e servizi può essere intensa e può protrarsi nel tempo? È importante perché le sue implicazioni da un punto di vista logico-politico sono gigantesche. Questo Keynes e i keynesiani lo hanno sempre saputo. Perché, vedete, facciamo un esempio tra i tanti che potremmo fare. Riconoscere che la carenza di domanda di beni e servizi può protrarsi nel tempo mette radicalmente in crisi l'idea che si possano, per esempio, distinguere situazioni di illiquidità e situazioni di insolvenza. Perché? Perché l'insolvenza dipende a questo punto, in una certa misura, dalla stessa politica economica di domanda effettiva. Ecco, io credo che affrontare a viso aperto questa implicazione sarebbe importante, perché tra le altre cose aiuterebbe ad esaminare, io credo in maniera anche più franca e più smaliziata, il tema della unione bancaria, per esempio.
un tema al quale Pini Smaghi tiene particolarmente, se ho ben capito. Perché intendiamoci, l'unione bancaria che attualmente è sul tavolo delle trattative europee, che Pini Smaghi promuove, se verrà attuata, ebbene, non implicherà semplicemente una centralizzazione della vigilanza nelle mani della Banca Centrale Europea, presumibilmente, ma implicherà pure una cosa che Pini Smaghi, diciamo, non dice, o quantomeno lascia un attimo in sospeso, e cioè implicherà pure che la Banca Centrale Europea assumerà il potere di orientare le future ristrutturazioni del sistema bancario europeo, dove per ristrutturazioni si intende evidentemente che la BCE decide, in virtù della valutazione di insolvenza che deriva dalla vigilanza, la BCE decide se una banca deve chiudere, deve essere liquidata, magari deve essere acquisita, magari deve essere acquisita da un'altra banca di un altro paese. Ecco, se però il problema keynesiano della domanda effettiva conta al di là del breve periodo, se quindi diventa concettualmente difficile distinguere posizioni illiquide e posizioni insolventi, ebbene allora il potere di orientare le ristrutturazioni che verrebbe affidato alla Banca Centrale Europea non può in alcun modo essere definito neutrale. E quindi sarebbe opportuno che venissero discussi e resi espliciti i criteri in base ai quali si vorrebbe che questo potere venisse esercitato. Detto brutalmente, se l'austerity contribuisce a generare situazioni di insolvenza all'interno dei sistemi bancari delle paesi periferici, bene, diventa poi alquanto imbarazzante assegnare ad un'autorità centrale il potere di decidere se quelle stesse istituzioni bancarie debbano essere chiuse, liquidate ed eventualmente acquisite. Ecco, il fatto che a questo tipo di questioni fondamentali siano date risposte, mi permetto di osservare, elusive, difensive, magari basate sull'ormai desueto e mi pare smentito concetto di neutralità e di indipendenza della politica monetaria, a me sembra che riveli un fondamentale imbarazzo da parte dei grandi protagonisti della politica economica europea, tra cui indiscutibilmente Pini Smaghi va annoverato. E qui vengo al secondo punto, a mio avviso debole, di questo saggio: l'assenza di una chiara soluzione politica per la crisi europea. Perché dico questo? Innanzitutto chiariamo che Pini Smaghi, come giustamente Pietro Alessandrini faceva notare, Pini Smaghi aderisce alla tesi secondo cui la crisi dell'Eurozona non è stata causata da squilibri nei conti pubblici, ma è stata causata in larga misura da squilibri nei conti esteri, cioè squilibri nei rapporti tra paesi esportatori netti e quindi creditori verso l'estero, come la Germania, e paesi tendenzialmente importatori netti verso l'estero e quindi debitori verso l'estero, come ad esempio l'Italia ed altri. Ecco, questa tesi di Pini Smaghi è corretta. È una tesi che svariati economisti avevano avanzato già prima della nascita della moneta unica. Mi permetto di citare tra i tanti Augusto Graziani, perché è stato uno dei punti di riferimento della mia formazione intellettuale. E giusto per inciso, mi permetto di fare notare che qualche anno fa Pini Smaghi non sembrava nutrire particolari preoccupazioni nei confronti degli squilibri nei conti esteri. In un saggio pubblicato nel 2007, mi si corregga se sbaglio, sul Journal of Policy Modeling, Pini Smaghi tendeva a considerare questi squilibri più un fatto fisiologico che una patologia.
Ad ogni modo, il pensiero degli economisti cambia, evolve, non è questo il problema. Il vero problema è che Beanie Smaghi crede ancora nella possibilità che tali squilibri possano essere superati attraverso un impegno da parte dei paesi debitori a realizzare riforme strutturali, che per esempio rendano il mercato del lavoro ancora più flessibile. Queste riforme, secondo Beanie Smaghi, consentiranno di ridurre i costi del lavoro per unità di prodotto, consentiranno di ridurre i prezzi e permetteranno quindi di riequilibrare i conti esteri tramite un aumento delle esportazioni nette. Il problema è che questa idea non sembra finora trovare riscontro nei dati. Prendiamo il caso dell'Irlanda, che dovrebbe essere il più favorevole per la tesi di Beanie Smaghi, perché rispetto al resto dei paesi dell'Eurozona l'Irlanda ha già il più basso indice di protezione del lavoro calcolato dall'OCSE. Quindi, come dire, l'Irlanda è un paese ideale dal punto di vista della flessibilità del mercato del lavoro. Ebbene, se guardiamo l'andamento macroeconomico dell'Irlanda, noi scopriamo che dal 2007 al 2012 questo paese ha fatto registrare una caduta della domanda interna e del reddito che in termini reali è equivalente a quella che ha caratterizzato l'Italia e che in termini nominali è molto più pesante, il che lascia presagire non una correzione, ma quella che Fisher e poi Keynes definivano deflazione da debiti. Dunque, anche l'Irlanda fino a questo momento ha fatto registrare un riequilibrio dei conti esteri in larghissima misura basato non sulla flessibilità di salari e prezzi, ma sul crollo della domanda interna. Certo, Beanie Smaghi può obiettare che in Irlanda la produttività è aumentata e può obiettare che il costo del lavoro per unità di prodotto è caduto in misura significativa. Il che dovrebbe far ben sperare magari su un riequilibrio futuro basato sulla competitività piuttosto che sull'austerity. Ma questi, fino a che consideriamo i dati attuali, questi li dobbiamo considerare dei meri auspici, perché i dati non ci danno questo risultato. Ed inoltre il Fondo Monetario Internazionale e tra gli altri Paul Krugman hanno segnalato una cosa interessante, e cioè che l'aumento della produttività irlandese è in buona misura il risultato non di un incremento di efficienza, ma di un banale effetto contabile, perché moltissime imprese irlandesi ad alta intensità di lavoro sono scomparse, mentre le multinazionali ad alta intensità di capitale sono rimaste, il che automaticamente ha accresciuto la produttività irlandese senza che si sia prodotto un miglioramento in termini di efficienza nei singoli settori considerati. E dunque il caso irlandese, ma questa è soltanto un'opinione, benché supportata dai dati, mi sembra, ecco, il caso irlandese sembra l'ennesima chimera dei fautori di nuove dosi di flessibilità del mercato del lavoro, ma per quel che ci dicono i dati, il caso irlandese non costituisce un esempio di soluzione della crisi. Ebbene, e concludo, se noi mettiamo insieme lo scetticismo di Beanie Smaghi circa un cambiamento negli indirizzi politici tedeschi, uno scetticismo che a mio avviso va condiviso, e lo affianchiamo però al fatto che Beanie Smaghi non sembra avere una soluzione supportata da dati riguardo alla soluzione della crisi europea, ebbene c'è da essere purtroppo pessimisti sui destini ultimi dell'Unione Monetaria Europea. Grazie.